mercato che dopo una fase che sembrava riprendere e comunque dava dei segnali positivi, sta ritornando in sofferenza. Questo report evidenzia una prima sofferenza che però temo che nei prossimi mesi andrà purtroppo un po' a rinforzarsi, questo lo dico alla luce un po' delle crisi aziendali che abbiamo sui tavoli e anche dei risultati di tavoli che si sono chiusi, come ad esempio quello della Bessel Candy che ha chiuso lo stabilimento di Santa Maria Oli. Diciamo che oggi abbiamo le costruzioni che sono il settore probabilmente che fatica di più, il manifatturiero fatica comunque molto, quindi l'industria e l'artigianato, il turismo sta funzionando almeno nei dati, noi vediamo che siamo a due cifre come crescita, è vero che partiamo da un dato basso, però cioè, gli elementi sono positivi. Il problema che mi preoccupa nel caso specifico è che il turismo ha bisogno di essere sostenuto nei prossimi anni con degli investimenti che da un lato riguardano certamente le infrastrutture della mobilità e dei collegamenti, ma dall'altro lato riguardano la conoscenza e la promozione del territorio in modo molto tecnico, quindi penso all'invitare un numero crescente di operatori del turismo, quindi agenzie di viaggio, tour operator, community ed altro del mondo e italiani sul nostro territorio del Lago di Como di Milano, e allo stesso tempo investire su quella che è un miglioramento della professionalità e della qualità degli operatori. Sono risorse significative, se si vuole fare bene, che dovremmo decidere di investire, ma che ad oggi non sono state investite se non in parte. È stato un caso l'investimento significativo dello scorso anno con la Conferenza Nazionale del Turismo, che io ritengo che sia anche collegato ai numeri positivi che abbiamo quest'anno, però anche se è collegato, non il motivo principale, perché sarei serio a dirlo, però obiettivamente la maggior parte di quei soldi sono arrivati da fuori, sono arrivati dalla regione, sono arrivati da Como, sono arrivati dalle altre province, insomma dobbiamo iniziare a investire un po' di più noi, perché sennò c'è questo timore. Osservatorio mercato del lavoro, PL, dati preoccupanti che confermano una tendenza negativa, ci sono speranze di uscirne o la situazione è ancora grave? Ma intanto i dati sono articolati, c'è un crollo occupazionale nel settore del manifatturiero e dell'edilizia, in particolare nell'ultimo periodo nel settore dell'edilizia tiene il settore del terziario. Qui il problema vero è che se questo territorio vuole difendere la propria vocazione industriale e manifatturiera deve investire e risalire la china dal punto di vista delle ricadute occupazionali, stante il fatto che la perdita di quasi 4.000 posti in 3 anni è un dato particolarmente significativo. Le ricette rimangono le solite. Io continuo a sostenere che bisogna investire in innovazione e ricerca, che è uno degli scenari di prospettiva anche per le nostre imprese, oltre al tema dell'internazionalizzazione dei mercati e una diversificazione dei prodotti delle nostre imprese. Questi sono gli elementi che servono. Poi è ovvio che c'è bisogno di politiche ad hoc sull'occupazione. Io penso ad esempio che dobbiamo moltiplicare gli interventi legati alla formazione finalizzata alla ricollocazione delle persone in mobilità. Progetti del tessile che è partito in questi giorni, quello che partirà sul metalmeccanico, fare tante di queste cose. Sono piccoli passi che possono aiutare a uscire dalla crisi.